Ospite di oggi per la nostra rubrica 5 consigli da Mark Zuckerberg. Vediamo in questo video 5 consigli che ci darà il nostro Mark su come avviare meglio i nostri business e su come essere degli imprenditori migliori. Prima di vedere nel dettaglio i consigli di Mark Zuckerberg, vi invito come sempre a iscrivervi al canale, a lasciare un bel like di supporto al video e a dare un'occhiata al sito che ho preparato qua sotto in descrizione. Mark Zuckerberg, per chi non lo conoscesse, è un imprenditore statunitense, informatico, secondo alcuni anche lucertola spaziale, perché c'ha sempre quegli occhi che ti guarda così in maniera pazzesca. Comunque, vabbè, a parte le battute, è un grandissimo imprenditore e ha fondato Facebook. Poi, da una volta fondata Facebook, ha comprato Instagram, WhatsApp e ad oggi detiene quasi il monopolio dei social di tutto il mondo. Quindi noi, nel nostro piccolo, apriamo le sue applicazioni e utilizziamo i suoi servizi tra le 30 e le 50 volte al giorno. Quindi, insomma, diciamo un imprenditore che sa fare il suo lavoro. Proprio per questo vediamo 5 consigli che ci dà il nostro Mark e li vediamo subito. Primo consiglio che ci dà il nostro Mark è: penso che una semplice regola del business è: se fai prima le cose facili, poi puoi migliorare molto velocemente. Questa frase a mio parere è molto interessante, perché c'è questa strana idea quando si parla di business che bisogna subito fare le cose difficili e poi quelle facili. In realtà lui ci dice: se parti da quelle facili e inizi a fare delle piccole migliorie anche semplici, facciamo l'esempio di un e-commerce che non vende niente, magari ci inizi a cambiare il logo, cambi un po' i colori del sito, che sono cose molto semplici, magari già lì il sito può diventare più accattivante. Hai fatto delle cose facili, ma già possono portare dei miglioramenti. Quindi la fatica che hai fatto è stata poca. I risultati a livello di sito più bello li vedi subito e poi dopo potrebbero esserci dei miglioramenti, perché magari già il sito inizia ad andare di più. Quindi prima concentrarsi sulle cose facili, iniziare a migliorare un po' questo, un po' quello, un po' quell'altro, e poi dopo partire con le cose difficili, perché se parti con le cose difficili anche quando inizi una nuova attività imprenditoriale o un nuovo business online che sia, diventa molto più difficile affrontarlo. Facciamo un breve esempio col trading: se inizi la prima volta che studi l'analisi tecnica e mi parte a studiare Fibonacci e le onde di Elliott, che sono due argomenti già difficili, già complessi, il trading online non ti sembra così bello, non ti sembra così interessante, non ti sembra nemmeno divertente, perché vai subito a studiarmi un argomento difficile. Parti dalle cose facili, come aprire una posizione, come leggere un grafico, lì potrai affrontare il nuovo business in maniera più efficiente e anche più divertente. Seconda frase di Mark Zuckerberg è: ho letteralmente codificato Facebook nella mia stanza e l'ho lanciato dalla mia stanza. Questo è molto interessante. Lui è riuscito a creare Facebook, quindi tutta la base di tutto quello che lui ha oggi. Quindi adesso poi l'ha chiamato Meta, adesso di recente tiene dentro Instagram, WhatsApp, ma la struttura iniziale, la base, il piccolo progetto di Facebook, il codice sorgente, non so neanche se si chiama così, di Facebook, lui l'ha creato nella sua stanzetta. Quindi vuol dire che a casa chiunque di noi può creare qualcosa, perché lui ha creato Facebook, ha creato la base di Facebook. Poi è chiaro che ha dovuto allargarsi, ha dovuto fare delle scelte, insomma è stato molto più difficile, ma la base l'ha creata dalla sua cameretta. Questo vuol dire che tutti noi possiamo riuscirci, non dobbiamo per forza creare la più grande industrial social del mondo, possiamo anche fare nel nostro piccolo piccole attività, ma possiamo generarle dalle nostre stanze, dalle nostre case, nella nostra cameretta. Possiamo anche farlo da lì, perché lui ci è riuscito, ci possiamo riuscire anche noi. Terza frase, terzo consiglio molto interessante che ci dà Mark Zuckerberg è questa: il concetto di privacy che io ho non è lo stesso che ha mio padre ed è diverso da quello di un ragazzo di 14 anni. 10 anni fa nessuno voleva che le proprie informazioni fossero sul web. Oggi il numero di persone che rende il proprio cellulare disponibile su Facebook è impressionante. Tolto il discorso sulla privacy, che è quello che fa Mark Zuckerberg, è sicuramente molto corretto e di quale avrà i dati per poterlo dire,
Concentriamoci un attimo su quello che dice. Lui dice che la sua visione è diversa da quella di suo padre e che la sua visione è diversa da quella di un bambino di 14 anni. In questo caso è la privacy, ma può essere qualunque altra cosa. Un imprenditore deve capire come si muove il mondo, quali sono i bisogni delle generazioni future, quali sono le idee delle generazioni future e come le generazioni future vedono determinati argomenti. In questo caso dice la privacy. Dice mio padre, che ci avrà 70 anni, non metterebbe mai delle proprie informazioni su internet, però un bambino di 14 anni mette tutto quello che ha su internet, non gli interessa, lui fa vedere tutto. È proprio un altro modo di affrontare la privacy. Come la privacy ci possono essere mille altri argomenti. Quindi quando abbiamo una nostra attività, non limitiamo la nostra visione a come la vediamo noi quella cosa, come vediamo noi quel determinato argomento, ma pensiamo come lo vedono anche gli altri, come lo vedono le persone più giovani di noi, come lo vedono le persone più anziane di noi, e questo ci può far capire se quella determinata tematica può essere vista in maniera diversa dalla nostra visione, perché non abbiamo la verità in mano e quindi io la vedo in un modo, tu in un altro. Un imprenditore è importantissimo che nella propria business, nella propria attività faccia questo, cioè capire non solo i suoi bisogni, quello della sua generazione, quello della sua età, ma come vedono le cose anche le altre generazioni, le altre persone. Quarta frase del nostro Mark è: la vera storia di Facebook è che abbiamo lavorato duramente per molto tempo. Questa è la verità. Questa frase l'ha detta poi quando in un'intervista gli abbiamo chiesto: ma qual è la storia di Facebook, cioè tutta la storia, come l'hai creata? E qua di là lui dice: no, la vera storia è che per tanto tempo noi abbiamo lavorato duro. È così che si costruiscono le cose. Se vuoi costruire qualcosa di grande, lavora duro per tanto tempo. Supera gli ostacoli, continua a lavorarci, a lavorarci, a lavorarci, a lavorare, a lavorare. Sempre il solito discorso: non ci sono scorciatoie, non ci sono alternative. Se vuoi costruire qualcosa, devi lavorare. Poi, più lo vuoi far diventare grande, più lo vuoi far diventare grosso, allora ci lavori ancora di più. Zuckerberg non era obbligato a comprarsi anche Instagram e WhatsApp, perché lui aveva già Facebook, aveva già fatto i suoi soldi con Facebook, poteva tranquillamente lasciar lì, chiudere e andare a bere dei mojito sulla spiaggia. Invece lui dice: no, l'obiettivo di fare qualcosa di grande è lavorare sodo per tanto tempo. Questo è l'unico modo per creare un'azienda solida e per fare in modo che questa azienda cresca nel tempo. Quinto e ultimo consiglio che ci dà il nostro Mark è: avere una missione e costruire un business sono due cose che vanno insieme. Questa frase è molto importante e lui dice che un business, un'attività senza una missione dietro, quindi senza un obiettivo di fare qualcosa, è inutile, non riesce a crescere questa attività nel corso del tempo, perché se l'obiettivo finale è semplicemente guadagnare dei soldi, questa attività sarà limitata. Invece lui dice: no, bisogna avere una visione, bisogna avere una missione. Se si ha una missione, allora si riesce a costruire un'attività e si riescono a superare poi dopo anche tutti i vari ostacoli, tutte le varie difficoltà che può avere una propria attività imprenditoriale. Pensate a Facebook, quante cause, quanti problemi ha avuto nel corso della sua vita, e poi dopo adesso, nonostante tutto, è ancora vivo Facebook, e di più Mark Zuckerberg sta lanciando Metaverse, quindi addirittura un nuovo progetto. Non è obbligato a farlo questo nuovo progetto, non è obbligato a farlo per una questione di soldi, lui lo fa per la sua missione, per la sua visione, cioè quella, la sua visione è un po' quella di mettere in comunicazione, riuscire a legare un po' tutte le persone del mondo, questo è un po' il suo obiettivo finale. Però lui lo fa perché ha una missione, lui riesce a crescere perché ha una missione. Oggi sto parlando di lui non perché ha fatto un'azienda, ma perché lui ha una missione, e grazie a questa missione è diventato uno degli imprenditori più importanti del mondo. Quindi nel video di oggi abbiamo visto i 5 consigli che ci dà Mark Zuckerberg. Applichiamo questi 5 consigli alle nostre attività imprenditoriali e ai nostri business e alla nostra visione del business. Vedremo che sicuramente riusciremo ad avere una visione differente, a crescere meglio e più velocemente, ad affrontare i nostri business e le nostre attività con maggiore intensità e maggior interesse, e a superare anche più velocemente eventuali ostacoli. Facciamo nostri questi consigli e ringraziamo il vecchio Zuckerberg per averceli resi disponibili.